Buongiorno bambini, oggi vi propongo un laboratorio artistico molto speciale. Dipingeremo utilizzando il caffè. Allora, cosa ci occorre? Innanzitutto un foglio bianco su cui disegnerete ciò che volete. Io in questo momento ho disegnato una tazzina. Sotto metteremo un sacchetto di plastica per evitare che il tavolo si sporchi. Poi un cotton fioc perché ci servirà al posto del pennello e naturalmente del caffè. Mi raccomando, fatelo preparare alla mamma e magari ben ristretto. Allora, iniziamo. Immergiamo il cotton fioc nel caffè, puliamolo un attimo e poi passiamolo su tutto il disegno in modo anche molto veloce. Non vi preoccupate, non dovete essere in questa prima fase molto precisi. In modo leggero, vedete subito che il colore sarà bello uniforme. Passatelo su tutto il disegno. La particolarità di questa tecnica è che poi daremo rilievo al disegno con il chiaroscuro, quindi passeremo il caffè in alcuni punti in modo un po' più forte per creare la profondità. Ok, non so se riuscite a vedere, ok. Adesso lo immergiamo e non lo strizziamo più, non lo puliamo più, ma lo lasciamo colare un po' per creare il marrone più scuro. Inzettiamo. Creiamo anche il fumo. Ok, adesso lasciamo asciugare e il nostro disegno è pronto. Con questa tecnica potete realizzare tutti i disegni che più vi piacciono. Vi do un consiglio, una volta asciutto potreste utilizzare un pastello nero per definire meglio i contorni, il disegno apparirà più preciso e anche più gradevole. Vi faccio vedere qualche esempio. Qui ho realizzato dei fiori, qui ho aggiunto anche una libellula e qui ho realizzato una farfalla che ho addirittura ritagliato in modo da poter attaccare anche al muro. Ok, bambini, divertitevi e mi raccomando, inviatemi le foto dei vostri lavori. Ciao!